Io penso che oggi destra e sinistra non ci aiutino a comprendere, sono come mappe vecchie su un territorio nuovo, ecco, ci condannano all'errore della linea Maginot. Voi sapete, ai tempi, la linea Maginot, cioè ci si muove con metodi e mappe vecchie su territori nuovi e quindi si perde per forza. Come categoria, come coppia dicotomica provvisoria, dato che, diceva Carl Schmitt, la politica è sempre amico-nemico, destra-sinistra non mettono capo alla dicotomia amico-nemico oggi, perché sono interne al campo del nemico. E quindi noi dobbiamo ricategorizzare la politica, o se preferite dobbiamo inventare una nuova geografia della politica, e io propongo approssimativamente e con una terminologia non certo seducente la dicotomia di alto e basso, che ci permette se non altro di riorganizzare spazialmente la politica, no? Perché destra e sinistra hanno avuto tanto successo perché mettono immediatamente e visivamente in scena una contrapposizione, no? Evidente, no? E tante sfumature possibili, destra, sinistra, e poi tutte le sfumature. Oggi è come se destra e sinistra, per come vengono presentate dall'ordine del discorso, fossero le due parti dell'alto, no? L'alto, l'aquila che ha le due ali, alto, destra e sinistra, alto. E il basso è irrappresentato anche concettualmente, non ha categorie sue, si muove con le categorie della destra e della sinistra e quindi si muove con le mappe fornite dal nemico, no? E la cosa più disdicevole è proprio quando nel campo del basso si reintroduce questa divisività tra destra e sinistra e si comincia a dire no, quello va tenuto fuori perché è di destra. No, quello va tenuto fuori perché è di sinistra, senza capire che lo scenario è cambiato. Chi oggi si contrappone ancora tra destra e sinistra è come chi nella caverna di Platone fa pugni con il suo compagno di schiavitù anziché provare con lui a uscire, o come i capponi di Renzo per rimanere all'ambito della nostra classicità, che mentre si beccano tra loro vengono portati in questo caso nella pentola della globalizzazione capitalistica e quindi bisogna andare al di là. È uno spettacolo formidabile per il potere vedere che giovani che si autodefiniscono antifascisti se le suonano di santa ragione con giovani che si definiscono anticomunisti e che intanto lasciano fare a chi La al di là, finanza. esatto, lasciano fare al capitale, no? E questo è il punto su cui bisogna, a mio giudizio, ragionare e da qui bisogna ripartire davvero, da una riorganizzazione delle mappe, ben sapendo che per combattere il capitale bisogna difendere la tradizione, le identità e quindi per difendere l'ambito del sociale, il lavoro contro il capitale, bisogna anche condurre una guerra culturale delle Certo, identità, delle certo. tradizioni, dei nuclei della vita etica. Il paradosso è, per dirla con una formula, che la destra dice di voler difendere le identità e la tradizione e poi celebra il libero mercato che è ciò che distrugge l'identità e la tradizione. La sinistra dice a parole di voler difendere il lavoro e poi celebra la globalizzazione, la perdita dell'identità e il progresso che è ciò che concorre esattamente a distruggere il lavoro e quindi si trovano ancora una volta in perfetta simmetria, e quindi bisogna ripartire da quelle categorie, secondo me, che Assolutamente. dicevamo, alto e basso, abbandonando destra e sinistra.